Care shakerate e cari shakerati, buonasera, ben ritrovati per questa nuova puntata di Shaker, trasmissione che vuole essere un contenitore al cui interno miscelare, con il prezioso contributo dei nostri ospiti, storie, avventure, viaggi, emozioni, stimoli e curiosità, al fine di offrirvi ogni settimana un cocktail in grado di dare una piacevole scossa alle vostre vite. Prima ancora di iniziare vi ricordo, vi invito come sempre a seguirci costantemente sulla nostra ricchissima pagina Facebook. Ma adesso passerei subito a conoscere gli argomenti di questa puntata, in cui partiremo come al solito per un lungo viaggio che dalla Cina, dall'isola di Okinawa in Giappone ci porterà a Trieste per parlare di arti marziali e filosofia orientale, di karate e mokutokai, di difesa ed autodifesa, di passione e ambizione, dedizione, in una parola, di kokorozashi, il tutto con un vero maestro. Nome e cognome? Alex Giaretto. Luogo e data di nascita? Trieste, 05-08-85. Professione? Maestro di arti marziali. E altri sport, hobby praticati? Altri sport? No, mi piace leggere tutto quello che è divulgazione scientifica. Alex Giaretto, grazie per aver accettato l'invito e essere il nostro ospite qui a Shaker. Grazie a voi. Abbiamo visto un filmato che si riferiva a una gara di un campionato del mondo, fra l'altro sì, qui a Coppa, esatto, Capodistria, di Makoto Kai, perché all'inizio ho sbagliato a dire, sbaglierò spesso perché ci sono dei termini. Sono nomi complicati. Makoto Kai. Cos'è il Makoto Kai? È uno stile di karate a pieno contatto che si rifà molto anche alle arti marziali interne cinesi. Che è stato ideato, pensato dal maestro Paolo Bolaffio. Ecco, allora, prima di arrivare appunto al campionato del mondo, a queste discipline, queste gare che ti hanno visto protagonista, partiamo però dall'inizio. Quando e come è nata questa tua passione per le arti marziali? Identificare un momento preciso non saprei, perché è una passione che ho fin dall'inizio, da quando ho memoria. Essendo figlio degli anni 80, non nascondo che molto probabilmente l'influenza ovviamente dei prodotti di media, culturali, insomma della TV eccetera, mi hanno sicuramente influenzato, quindi serie TV, fumetti, serie animate, queste cose qua. E quando hai iniziato a praticarlo? Ho iniziato a praticare a sei anni ho iniziato, però col karate Shotokan. Il mio primo insegnante era anche un pioniere del light contact a Trieste, poi però il maestro a cui lo succedette era più interessato invece al karate sportivo con regolamento che troveremo alle Olimpiadi quest'estate, per capirci, e alla pratica delle tecniche fondamentali, ma non andavo molto d'accordo con quel modo di fare, ecco. Spiega un po' appunto le differenze fra per chi come me non è addetto ai lavori. Allora, il karate in realtà è un contenitore. Dentro possiamo trovare tantissimi stili diversi, tanti modi di interpretare il combattimento, anche molto diversi l'uno dall'altro. Diciamo che il karate più diffuso e più praticato è quello che viene chiamato karate sportivo, che nel combattimento non prevede il contatto ed è molto limitato dal punto di vista delle tecniche che si possono portare. Poi esiste il tradizionale e il karate a contatto, di cui il principale rappresentante è lo stile Kyokushinkai, però non è l'unico, ovviamente. Infatti il Makoto Kai è un altro stile pieno a contatto che ha le sue differenze. E come è evoluta questa tua passione? Quindi hai iniziato a sei anni, bambino immagino, le prime palestre, cioè,
Dopo invece hai praticato diverse arti marziali fino ad arrivare al Makoto Kai. Sì, esatto, proprio perché mi sentivo un po' stretto sinceramente dentro ai regolamenti senza contatto e li trovavo, insomma, non facevano per me. Ho iniziato ad avvicinarmi anche ad altri stili di combattimento, per esempio la Muay Thai, il Taekwondo, la Capoeira, il Wing Chun, il pugilato, sia con amici, altri amici che praticavano, sia frequentando occasionalmente anche dei corsi. Però comunque il mio primo amore è il karate. Quindi tutto quello che ho sempre fatto poi all'esterno aveva lo scopo di migliorare la mia pratica del karate e non tanto di finire verso poi altri sport. Finché appunto ho incontrato il maestro Paolo Balaffio e dopo un paio di anni mi sono iscritto alla sua scuola e ho iniziato con lui lo studio di questa disciplina, tra l'altro ne ho vista la genesi e ora fa parte praticamente della base di quello che insegno e di quello che pratico. Adesso vediamo alcune diapositive appunto che ti viene impegnato nella tua palestra, perché sei riuscita a realizzare quello che era un sogno per te. Sì. L'insegnamento delle arti marziali era qualcosa che coltivavi sin dall'inizio. Sì, è sempre stato un po' l'idea della figura del mentore che mi ha sempre affascinato molto. Infatti, anche ripensando all'infanzia, ero sempre più affascinato a quella che era la figura del maestro, quindi della persona che si è dedicata, anche qualche volta sbagliando, no? Ma si è dedicata allo studio della disciplina e delle discipline correlate. E quindi in realtà poi tutto quello che ho fatto anche a livello di competizioni avevano più che altro lo scopo di mettermi alla prova per poter diventare un buon insegnante e poi far curriculum, insomma, che male non fa se poi è questo lo scopo. Hai scelto per la palestra e per l'associazione un nome particolare che ti prego di ripetere. Sì. E di spiegare nel suo significato. Allora, Kokorozashi è un carattere, mettiamola così, che possiamo trovarlo sia nella lingua cinese che nella lingua giapponese. La pronuncia, Kokorozashi è giapponese ovviamente, e rappresenta la forza di volontà. Possiamo tradurre in modo poetico come la profonda direzione del cuore. Quindi cerca di rappresentare un abbinamento tra passione e ambizione rappresenta quello che è una dedizione appassionata nel raggiungere uno scopo, un sogno, attraverso però l'uso dell'intelletto e della razionalità alimentato da quello che è un sentimento. Quindi razionalità e sentimento, cuore e testa. Sì, esattamente. Infatti Kokoro vuol dire cuore, Zashi è, possiamo dire, direzione, dai. Direzione. Bene, prima di proseguire con questa piacevole intervista, mi vedrei un filmato, fra l'altro tratto dal tuo canale YouTube, veramente un breve corto che però spiega un po' quello che c'è dietro, anche la filosofia del combattimento e del non combattimento. Prego.
Abbiamo visto questo filmato in cui tu rappresenti il contadino, no? Sì. Quello che si immagina le varie scene, e l'altra persona sarebbe il samurai, che è un po' quello che rappresentava la storia, ma anche la filosofia che sta dietro al karate. Sì, questo è un corto che ho realizzato con l'aiuto, tra l'altro il ragazzo che si vede, che mi dà una mano, è un maestro di Aikido, il maestro Benedetti. E abbiamo fatto insieme questo corto, si è prestato. Il titolo è Karate Nissen Tenashi, ovvero il karate non è mezzo d'attacco, non è il mezzo per prendere l'iniziativa. Ed è uno dei principi cardine della filosofia dietro al karate, che rappresenta proprio il concetto dell'evitare lo scontro, di non avere l'intenzione aggressiva nei confronti del prossimo, di valutare il contesto e se si può evitare, a prescindere dal fatto che uno possa valutare o meno di riuscire poi a venirne fuori bene dallo scontro, no? È sempre meglio lasciar perdere. E questo però richiama appunto quello che erano le origini anche nella storia, il fatto che il karate, le arti marziali si fossero diffuse prima fra i nobili, ma poi soprattutto fra le persone che non avevano accesso alle armi, giusto? Sì, sì. Il karate è una storia un po' complessa da questo punto di vista. Per farla più breve possibile, il karate arriva dalla Cina, in realtà, grazie ai rapporti commerciali con la Cina, perché Okinawa è un'isola che ha una posizione geografica strategica dal punto di vista commerciale e militare. Quindi inizialmente i rapporti erano con la Cina, poi il Giappone si è interessato anche dopo che si è unificato sotto Tokugawa, nel 1601 mi sembra. Hanno fatto l'invasione loro stessi poi di Okinawa, lasciando però il controllo del territorio al re del posto. C'è stato questo mix di arti marziali, di cultura e quindi con la presenza anche da parte dei samurai. Inizialmente chi aveva i rapporti con la Cina erano per lo più i nobili, ma ovviamente ci sono, essendo comunque terra di mare, naufraghi, commercianti, eccetera, ognuno porta con sé la propria cultura e di conseguenza anche le arti marziali, e si è diffusa anche poi al popolo e non soltanto tra i nobili. Ecco, invece tu, vediamo appunto alcuni dei tuoi allievi nelle varie gare che si tengono. Nella tua palestra cosa cerchi di insegnare e di trasmettere soprattutto? Ok, allora, diciamo che cerco di strutturare i corsi in modo molto organizzato, come se fosse proprio una scuola vera e propria. Ogni livello ha un programma didattico ben preciso, con i suoi esercizi e la sua teoria. Le lezioni si svolgono in questo modo di solito: c'è una parte di riscaldamento, di stretching, di preparazione atletica, di sparring a contatto, che noi chiamiamo Sonkei Kumite, cioè combattimento gentile. Perché ovviamente va sempre fatto portando rispetto a chi ho davanti, in base alle capacità di chi ho davanti. Perché tutti i praticanti sono diversi, c'è chi fa il karate con scopi, con velleità agonistiche, e chi invece lo fa per scopi sociali o per tenersi in forma, e tutti devono essere rispettati per questo. Questo non toglie che se ci si mette d'accordo prima, previo accordo, si può anche fare uno sparring molto più pesante, no? Mentre dal punto di vista, diciamo, più filosofico o mentale, poi spesso mi capita di finire in voli pindarici su storia e filosofia, cerco di far sempre presente l'importanza della tranquillità, della serenità e della lucidità, perché non è possibile pensare di affrontare uno scontro se non si è lucidi o sereni. Perché se mi faccio coinvolgere da reazioni egoiche o di rabbia, la rabbia è solo un fuoco di paglia che una volta esaurito finisco alla mercé dell'avversario, che invece è riuscito magari a gestire la faccenda con più tranquillità. Inoltre, data la natura del combattimento, se ci prendiamo il lusso di mettere le mani addosso a un altro durante gli allenamenti, il rispetto deve esserci assolutamente, e bisogna responsabilizzare i propri allievi a utilizzare quello che si apprende con testa. E quali sono le doti, le caratteristiche che deve avere un buon atleta, comunque un appassionato di arti marziali? Qui c'è da fare un attimo una piccola premessa, perché purtroppo gli sport da combattimento sono piuttosto incompresi in generale.
perché un po' per le mode e un po' per l'idea che hanno le persone che vedono, le vedono come violenti, oppure chi approccia magari ha l'idea di andare lì per sfogarsi o per alzare le mani. In realtà non è per niente così, anzi è simpatico, lo trovo simpatico affermare che le arti marziali sono in realtà per i veri nerd, no? Mm-hmm. Cioè per le persone che in realtà hanno voglia di aver pazienza, di accettare che bisogna fare un passo alla volta, che richiede impegno, costanza e che non è una strada facile, anzi spesso e volentieri si attraversano fasi anche di frustrazione per non riuscire a realizzare quello che si vuole. Quindi sicuramente costanza, perseveranza e tanta pazienza sono necessari. Bene, allora vedrei il prossimo video e dopo proseguiamo. Abbiamo visto una dimostrazione degli allievi più piccoli. Sì, tu sì, inizi a cogliere bambini già a che età? Allora, dall'età dai 3-4 anni, dai, quindi proprio da piccolissimi, ma ovviamente è un corso quello che è più un gioco, più dedicato alla preparazione fisica, e viene introdotto in modo molto molto graduale solo la gestualità a vuoto di quello che poi invece è l'arte marziale, lo sport vero e proprio. E dopo invece come progredisce? E quali sono, cos'è che gli piace? Cos'è che rivedi di te in questi bambini, in questi allievi più giovani? Beh, poi si procede attraverso il corso dei bambini più grandi, insomma dai 6 anni in su, che è strutturato in realtà con un programma molto simile a quello degli adulti, ovviamente rivisto, semplificato, riadattato. E poi si passa agli adulti, dove che, avendo anche molte più a disposizione è possibile approfondire e non solo, anche utilizzare l'arte marziale come pretesto per parlare anche di altri argomenti collaterali e quindi fare cultura e conoscenza partendo dalle arti marziali. Cosa rivedo in me? Beh, alcuni di questi sicuramente si appassionano un sacco, diventa proprio un punto di riferimento che diventa anche una guida per la loro vita, che insegna loro anche ad approcciare poi, non so, alla scuola, agli studi in un certo modo, proprio perché qualsiasi sia quello che noi vogliamo fare nella nostra vita richiede per forza impegno e costanza per avere dei risultati, e quindi sicuramente insegna a non essere troppo dispersivi, no? Ma focalizzarsi, dare un po' di disciplina e rendersi conto che qualsiasi cosa richiede sicuramente fatica e che niente è regalato. Funziona molto anche per l'autostima di questi ragazzi, che certe volte, specie in età adolescenziale, si perdono. Sì, sicuramente, dà centralità e fornisce un percorso, una base su cui potersi appoggiare e formare anche per il futuro. E dicevi, dopo arrivi al corso degli adulti, quali sono le motivazioni che li spingono magari ad avvicinarsi oppure a proseguire i corsi? Le motivazioni possono essere variegate, no? C'è chi si avvicina perché vuole tenersi semplicemente in forma, c'è chi è affascinato dalla cultura orientale, c'è chi è affascinato dalla divisa semplicemente, no? Chi perché, non so, ha visto film, chi perché ha delle veleità, chi vuole imparare a difendersi, e qua insomma c'è anche da fare un appunto che praticare uno sport da combattimento, che secondo me dai punti di vista del
delle possibilità, per avere qualche possibilità in più di difendersi deve essere per forza a contatto affinché sia il più possibile onesto, ma ripeto, aumenta le possibilità di avere una riuscita, non è una garanzia. Quindi le motivazioni sono tante, anche sociali, anche semplicemente essere accolti in un posto dove conosce nuove persone, dove fare gruppo, dove fare nuove amicizie. Quindi le motivazioni sono veramente tante. Poi però ovviamente se la disciplina piace, stimola interessi sia a livello intellettuale che fisico, allora la gente procede e continua molto volentieri. Ho letto, ho visto appunto la tua palestra nel quartiere di San Giovanni, sì. Tanti la reputano proprio una famiglia, un posto, una casa dove ritrovarsi, gente che magari ha iniziato a Trieste, dopo si è spostata e continua a frequentare, magari si fa anche una o due ore di macchina pur di continuare con te nel tuo ambiente. Sì, è proprio così. È un ambiente molto sereno, di cui vado molto orgoglioso, anche per il taglio interculturale che ha. I nostri soci, parlando di provenienza geografica, provengono da qualsiasi parte del mondo, no? Perché, non so, abbiamo sia i più vicini, appunto, sloveni, serbi e croati, ma anche rumeni, cinesi, vietnamiti, c'è veramente di tutto e di più, cubani, dall'Inghilterra, cioè, ci tengo che tutti si sentano veramente a casa, senza nessun tipo di discriminazione o altre stupidaggini. L'unica cosa che veramente importa è aver voglia di allenarsi, darsi da fare, impegnarsi e raggiungere i propri scopi in base alle proprie volontà, alle proprie possibilità. E c'è chi, magari avendo iniziato la pratica mentre studiava all'università, poi è rimasto così, insomma, contento dell'ambiente che tuttora decide di 2-3 volte alla settimana di farsi viaggi anche in totale tra andata e ritorno anche di 4-5 ore di macchina solo per continuare a essere là con noi. Io sono onorato, ovviamente, giù il cappello a queste persone che chiamo matti in simpatia, no? Però sono orgoglioso che ci siano. Si vede che l'offerta li aggrada e li coinvolge. Prima parlavi di autodifesa, ci vediamo un altro breve filmato e dopo approfondiamo questo tema. Questa era una dimostrazione di autodifesa, fra l'altro a Bio Est, sì. Perché voi partecipate spesso a molte iniziative anche in centro. Sì, facciamo un sacco di attività, sia le organizziamo sia partecipiamo. Bio Est è uno dei nostri appuntamenti fissi. Parlavamo di autodifesa, si fa tanto parlare di soprattutto autodifesa, soprattutto per le donne, ne abbiamo parlato anche in trasmissione. Tu su questo hai una posizione molto onesta, sincera, anche se tu stesso definisci a volte antieconomica, perché sì, non segui le mode. Esattamente, devo fare una precisazione sul video che ho appena visto, assolutamente. Perché? Perché abbiamo visto degli attacchi di coltello. Ed è un argomento molto delicato. Perché? Allora,
Tanto le dimostrazioni che faccio non sono mai programmate, cioè non mi metto mai d'accordo con il mio partner su quello che farà o non farà. Però sono sempre dimostrazioni e questa è una cosa che va sottolineata assolutamente. Quindi non può essere paragonata a una vera aggressione con un'arma da taglio. L'arma da taglio è un'arma pericolosissima e anche se uno è un grandissimo esperto, nel caso fortuito in cui ne venisse fuori, sicuramente si porta a casa qualche taglio. Tra l'altro qua abbiamo un coltello di gomma e quindi la paura anche è ridotta. La persona davanti a me è comunque un allievo, ci conosciamo, l'arma ce l'ha già in mano, non salta fuori all'improvviso, cosa che invece capita se un'aggressione è reale o se uno vuole fare veramente del male a qualcuno, nemmeno la mostra la lama. La tira fuori all'improvviso e attacca. Quindi, nonostante sia molto bello da vedere, nonostante non sia programmato, eccetera, bisogna rendersi conto che è una dimostrazione, che la realtà, purtroppo, è molto più brutale ed è un'altra cosa. Quindi, fatta questa premessa, tu tieni dei corsi, ma cosa cerchi? L'importante è soprattutto prevenire, sì, e indicare quali potrebbero essere le vie di fuga, quindi. Assolutamente. Parlando di difesa personale, ritengo che sia molto più importante parlare di prevenzione, di riconoscere le situazioni pericolose, di capire come gestirle, quali sono gli accorgimenti che io posso avere quando entro o scendo dalla macchina, quando salgo o scendo dalla macchina, quando mi vado in un locale, quando cammino per strada con un telefono. Queste sono le cose veramente più importanti, perché trovo che sia impensabile che in un corso di difesa personale, parlando di scontro fisico, quindi non tanto di prevenzione in questo caso, ma arrivando proprio allo scontro reale, è impensabile pensare di riuscire a difendersi o imparare a combattere attraverso applicando delle tecniche a ripetizione dove il mio compagno è collaborativo oppure sta fermo, senza neanche preoccuparsi di prepararsi fisicamente. C'è gente che gli prende un malessere per correre dietro all'autobus, figuriamoci se devo scappare da un aggressore. Quindi la preparazione fisica e il combattimento non sono cose che si improvvisano assolutamente. E nonostante si dica, sì, però in strada non c'è un regolamento, in realtà anche combattere a pieno contatto con regolamenti più contenuti o anche più liberi, come potremmo pensare quelle famose adesso, le MMA, che adesso vanno molto di moda, è sport, c'è un regolamento, è comunque un ambiente sicuro, sono atleti, però l'attitudine al combattimento a contatto, e qua lo ribadisco, con la giusta preparazione sicuramente risulta essere molto più efficace nel caso di una colluttazione reale. Quindi tu comunque tieni dei corsi di autodifesa per le donne anche con l'aiuto di uno psicologo, di una psicologa, sì, e cerchi di trasmetterli quali fondamenti, in tutta onestà e sincerità, perché magari uno dopo fa un corso e pensa di poter affrontare un serial killer per la strada. Tu invece metti bene le mani avanti e gli spieghi. Metto le mani avanti fin da subito che non è con un corso di questo tipo che ci si impara a difendere. Nonostante comunque affronto quelle che sono le basi, no? Senza scendere troppo nei dettagli, quali sono le basi delle tecniche di percossa in piedi e alcune reazioni magari dalle tipiche aggressioni che in realtà sono alla fine estratte dalla lotta in piedi o dalla lotta a terra, spingendo poi a dire ok, se invece l'argomento vi interessa, allora forse è meglio dedicarsi, no, a iscriversi a un altro corso. E sì, abbiamo fatto degli appuntamenti anche durante le lezioni stesse, invitando una psicologa che insieme alle mie allieve ha parlato un po' dell'argomento della violenza e di come riconoscerla, perché la violenza non è soltanto fisica, ma si può celare dietro a un sacco di aspetti e quali sono gli ambienti anche dove si sviluppa di più, per esempio in casa. E invece altri corsi che tieni, perché appunto parli di arti marziali ma anche benessere psicofisico, e vediamo alcune foto, alcune diapositive, sono corsi di yoga tenuto da appunto altri collaboratori, insegnanti, altri, sì, insegnanti, ma anche di ginnastica posturale, quindi tutta la giornata è coperta da vari corsi. Sì, ci sono molti corsi. Partono già al mattino. Allora, per quanto riguarda i miei corsi, io mi preoccupo della parte appunto del karate dei bambini,
divisi in fasce di età, appunto i più piccoli, il prescolare, i bambini e poi gli adulti, della difesa personale femminile, della preparazione atletica, attraverso un corso di allenamento funzionale che ho ribattezzato Taiso, insomma, per riallacciarsi alle parti, insomma, al tema marziale, insomma, al tema orientale. Tenevo anche un corso di stretching che poi ho delegato perché era troppo, ma non sono ovviamente solo. Ho dei validissimi collaboratori fidati che si occupano di tenere anche altri corsi, come per esempio lo yoga, la ginnastica posturale, il body fitness. Al mattino abbiamo una collaborazione con la Libertas Trieste, che dura ormai già da quasi 4 anni, da 4 anni sicuri anzi, che invece usa la nostra sede per tenere i corsi per le fasce di età più mature, no? Quindi diciamo che chiunque in qualche modo può trovare, in base alle proprie necessità e in base alla propria volontà, la disciplina più adatta a sé, il corso adatto a sé, sia in termini di intensità fisica o anche per semplicemente per benessere e per la salute. Bene, mi vedrei assieme a te l'ultimo video, che è una fase, una dimostrazione anche questa durante una manifestazione in città, e dopo purtroppo il tempo vola, per cui arriviamo a conclusione. Abbiamo visto queste immagini tratte dalla presa del Teatro Miele durante la manifestazione per il Capodanno cinese. Sì. Fra l'altro, come dicevi prima, fra BioEst e altre manifestazioni organizzate da voi a cui partecipate, siete molto presenti in città, divulgate molto la vostra disciplina. Sì, fin dalle origini dell'associazione, proprio dal primissimo anno, mi premeva molto puntare anche sull'aspetto culturale. Infatti ho tenuto delle conferenze parlando sia di arti marziali, ma non solo, anche con degli ospiti, in generale parlando di metodi del conflitto, di filosofia. Un evento che ricordo molto carino era fatto con la collaborazione di una scuola di attori che tra una spiegazione e l'altra intervallava l'esposizione recitando delle storie zen tratte da un libro, quindi molto carino. Poi siamo stati invitati alla fiera Trieste l'Oriente, come dicevo siamo presenti ogni anno al BioEst, facciamo delle dimostrazioni, e questa che abbiamo visto era appunto al Teatro Miele. Ho avuto l'onore, il grandissimo onore, di essere stato invitato e contattato dall'Associazione Culturale Nuove Vie della Seta, che è il punto di riferimento culturale per la Cina e per la comunità cinese di Trieste, che quest'anno ha deciso, per il Capodanno cinese, che si è tenuto il 25 gennaio, di organizzare tutta la settimana prima una serie di eventi culturali dedicati, non so, alla gastronomia, ai viaggi. Tra questi, la loro scelta è ricaduta su di noi per rappresentare il mondo delle arti marziali. Ho quindi tenuto una conferenza presso il Civico Museo di Arte Orientale, alla Sala d'Armi, un posto bellissimo. Tra l'altro ho avuto... Invitiamo a visitare comunque per cultura. Assolutamente, tra l'altro è un museo bellissimo e che pochi conoscono, è un ferro all'occhiello di Trieste, e però nessuno ci va perché pochi sanno della sua esistenza. Ha avuto un'ottima risposta, al punto tale che tanta gente è rimasta fuori perché la sala era piena. E poi ho tenuto lo spettacolo, questa dimostrazione, come gran finale dello spettacolo complessivo che c'era al Teatro Miele, dove abbiamo fatto questa dimostrazione con i bambini, poi qualcosa con gli adulti, e ho fatto una tecnica di rottura alla fine.
Ultima domanda, l'ultima frontiera è quella della divulgazione digitale attraverso il canale YouTube, in cui sì. ogni tanto posti appunto delle pillole di saggezza sia per quanto riguarda le arti marziali ma anche la cultura proprio orientale. Sì, è da un annetto abbondante che mi sono preso insomma un po' più seriamente su questo progetto. Cerco di realizzare dei video che hanno a che fare con, in generale, con le arti marziali, con gli sport da combattimento, quindi non solo specifico su quello che pratico io, ma parlando anche di altre realtà. E purtroppo riesco a pubblicare solo un video al mese, non di più, perché non è il mio lavoro quello, però è una cosa che faccio comunque con piacere. E ha una buona risposta, e quindi anzi invito chi guarda insomma questa puntata di passare anche per i nostri social a iscriversi al canale per supportare questo progetto di divulgazione. Bene, e con questo terminerei la nostra intervista. Ringrazio naturalmente il nostro graditissimo ospite, grazie, il maestro voi, Alex Geretto. Vi ricordo quindi che potete trovare ulteriori informazioni e seguire le attività dell'associazione sul sito internet www.cocorosasci.eu, che è una parola bellissima, o sulla pagina Facebook ufficiale cocorosasci-arti-marziali e benessere. Ma adesso spazio alla nostra prossima rubrica, Shaker Movie. E come al solito, per la nostra consueta rubrica dedicata ai film usciti di recente o di vecchia data, ma sempre in tema con l'argomento che vi vogliamo consigliare di vedere, oggi vi proponiamo il trailer di un film spettacolare del 2008, Ip Man. When Japan invaded China, they ruled with a deadly fist. Many rose to fight against them. But only one man had the secret. A warrior legend. Conquered and oppressed. Never lost his honor. Master of a generation. Questo era il trailer del film Ip Man, uscito come dicevamo nel 2008 per la regia di Wilson Heap. Nel film Donnie Yen veste i panni del leggendario Ip Man, il grande maestro del Kung Fu e simbolo di libertà che, tra le altre cose, insegnò lo stile Wing Chun anche ad un certo Bruce Lee. Ma oggi siamo generosi e vogliamo consigliarvi di vedere anche un altro film spettacolare nelle sue scene di combattimenti dedicato al tempio di Shaolin, la leggenda dei monaci guerrieri. Shaolin. 总算放下了。你们干什么？吼死你！别装，你怕我吃你。
E questo era il trailer del film Shaolin, la leggenda dei monaci guerrieri, un film del 2011 diretto da Benny Chan. Un'opera con un cast ricco di stelle, ineccepibile dal punto di vista spettacolare, con notevoli sequenze dedicate ai vari combattimenti ed inseguimenti, forse un po' carente sul lato narrativo e stilistico, che però consigliamo soprattutto agli appassionati di arti marziali. Tu dicevi che da ragazzo sei stato influenzato da queste filmografia. Sicuramente. Ma questi combattimenti alla fine sono reali, realistici oppure sono frutto di effetti speciali? Assolutamente irrealistici. Anzi, dal punto di vista cinematografico, il settore arti marziali punta molto su queste cose estremamente spettacolari, poco credibili. Da appassionato di cinema, purtroppo spesso manca anche un po' di contenuto a livello di narrazione, però per gli appassionati sono sicuramente di ottimo intrattenimento. Quello che è sicuro è che invece quelle che vengono mostrate come scene di addestramento o anche nei diversi canali appunto filmati su YouTube, quello che è l'addestramento, la perseveranza, il fatto di questo viene trasmesso di solito per fortuna, no? Fa parte del romanticismo, diciamo, dietro le arti marziali. Bene, adesso spazio alla nostra ultima rubrica, Shaker Words. E concludiamo la puntata di oggi con la nostra frase della settimana. Le tre chiavi per il successo: perseveranza, perseveranza, perseveranza. Ed è una frase di Bruce Lee, un'icona del Kung Fu, famosissimo protagonista delle prime pellicole dedicate alle arti marziali, in cui ricoprì di volta in volta il ruolo di attore, regista, sceneggiatore, autore e produttore. Bruce Lee era nato nel 1940 a San Francisco e morì a soli 32 anni a Hong Kong a causa di una reazione allergica ad un farmaco. Ma proprio da allora la leggenda attorno al suo nome e del suo personaggio è iniziata a diffondersi in tutto il mondo. Quest'anno avrebbe 80 anni e ci piaceva ricordarlo e rendergli omaggio. E con questa frase anche il tempo a nostra disposizione è terminata. Ringrazio nuovamente il nostro graditissimo ospite, il maestro Alex Gerezza. Vi ricordo nuovamente che potete trovare tutte le informazioni che ci ha dato, seguire l'attività della sua associazione sul sito internet www.cocorosashi.eu o sulla pagina Facebook ufficiale Cocorosashi-arti marziali e benessere. Vi voglio ancora invitare a scaricare la nostra app per smartphone e tablet, Capo 4 Distria. Detto questo, a me non resta che ringraziare tutta la troupe che ha lavorato dietro le quinte, voi da casa che avete scelto di trascorrere il tempo in nostra compagnia. Se siete stati bene, l'appuntamento è per la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, con una nuova puntata di Shaker. Shake it up!